Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a domenica 19 giugno 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 9 di San Luca, versetti 11-17. Oggi è una grandissima festa, perché è la festa del Corpus Domini. Oggi celebriamo questa solennità meravigliosa del corpo di Gesù, della Santissima Eucaristia. E provvidenza vuole che questa solennità coincida con un'altra festa importante avvenuta il 19 giugno 1264. Il 19 giugno del 1264, con una solenne processione da Bolsena ad Orvieto, il corporale, dove avvenne questo importantissimo miracolo eucaristico, venne portato con solenne processione, dove il Papa, o Papa Urbano IV, insieme ai cardinali e vescovi, tendeva al ponte Richioaro le sacre specie. Quindi stiamo parlando del famosissimo e importantissimo miracolo di Bolsena, il miracolo eucaristico di Bolsena. Non affronterò oggi la storia di questo miracolo, tanto importante quanto antico. Perché ho pensato di dedicare più avanti un ciclo di meditazioni proprio sui miracoli eucaristici. Non potrò affrontarli tutti perché sono tantissimi, però alcuni sì, li affronterò proprio nel dettaglio. Allora rimando a quando tra un po' farò queste meditazioni sui miracoli eucaristici. Ma oggi avere queste bellissime Dio incidenze, beh, è per noi un motivo di grande gioia. Quindi oggi a tutti coloro che abitano ad Orvieto,
Ecco, chiediamo un particolare ricordo, magari se chi abita ad Orvieto può andare nella bellissima cattedrale dove è custodito il miracolo eucaristico. Bene, lo ringraziamo e dico una preghiera per noi a Gesù. Perché ogni miracolo eucaristico vuole dire qualcosa in particolare, ma vedremo, vedremo nel dettaglio. Bene, andiamo quindi avanti con la nostra meditazione di questi bellissimi esercizi spirituali di San Pier Giuliano Aimard. E leggiamo. Gli animali, le piante, gli esseri inanimati riconoscono il dominio di Dio e gli sono soggetti. Non ne hanno il sentimento, ma la loro obbedienza è sempre un omaggio alla sua autorità che li governa. Solo il peccatore osa disprezzare l'autorità divina. Dio fa leggi, minaccia, punisce i trasgressori. Il peccatore si ride di lui, delle sue minacce e dei suoi castighi. Voi non l'avete fatto con tali sentimenti? È possibile. Attenti, eh? Ma i vostri atti fanno così. E se non lo insultate direttamente e in faccia, lo disprezzate con l'indifferenza e la dimenticanza. Male che non è di molto minore. Non c'è solamente, ma questo lo sperimentiamo anche nei rapporti tra di noi, non c'è solamente la trasgressione, l'offesa attraverso atti diretti, attraverso degli insulti diretti. C'è un disprezzare che è legato, che è manifestato dalla indifferenza e dalla dimenticanza. Indifferenza è terribile. E tutti lo sappiamo. Noi ci sentiamo offesi, anche se nessuno ci ha detto niente. Ci sentiamo offesi quando riceviamo atti di indifferenza o atti di dimenticanza. Ed è giusto che ci sentiamo offesi, perché essere indifferenti e dimenticarci di chi ci ama è una forma di disprezzo, perché vuol dire che non sei cosciente del dono che ricevi. Prosegue, fatevi bene attenzione. Nel giudizio Dio saprà mostrarvi i vostri atti di disprezzo. Vi dirà, che mi diceva, io in che modo l'ho disprezzato? Sentite bene, voi avete obbedito agli uomini. Io non valevo dunque quanto un uomo. È vero, noi obbediamo agli uomini, anche quando comandano cose ingiuste, purtroppo. Chiedo scusa. Anche quando comandano cose ingiuste, noi obbediamo. Avete rispettata una creatura e riservato i vostri insulti per il vostro creatore. Questo dunque io meritavo? Sì, perché capite, noi dobbiamo stare attenti ad insultare qualcuno pubblicamente, soprattutto, perché rischiamo una denuncia. E se lo facciamo pubblicamente poi ci sono i testimoni. Quindi ci pensiamo bene due volte prima di farlo.
con Dio, con Dio un po' diverso. Tra l'altro, qui vorrei aprire una parentesi. Oggi, voi lo sapete che la bestemmia è un reato? È un reato contemplato, il reato di blasfemia, dall'articolo 724 del codice di diritto penale, sanzionata dal 1999 con sanzione amministrativa pecuniaria, poiché non è consentito per legge bestemmiare in pubblico. C'è una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 51 euro ai 309 euro da pagare. Lo stesso vale quando si offende la pietà per i defunti. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dall'articolo 724 del codice penale è il prefetto. Non so se lo sapevate, ma la bestemmia in pubblico è un reato. Ancora oggi. E c'è una multa. No, io le dico queste cose perché sapete, siccome conosciamo tutte le leggi possibili ed immaginabili, forse vale la pena anche di conoscere le leggi dello Stato che riguardano Dio. Proseguiamo. E voi non saprete che rispondere a quella giustizia irritata che con la sua luce metterà nudo sotto i vostri occhi tutto l'orrore del peccato, le sue incalcolabili conseguenze e le vostre intenzioni più nascoste. Non avremo niente da dire. Ma cosa volete dire? Non sapremo che cosa dire. Ma tanti altri offendono Dio. Volete dunque dannarvi con essi? Che noi diciamo, ma lo fanno anche, sì, lo fanno anche loro, certo. Ma volete dunque dannarvi con essi? E offenderete Dio perché non punisce immediatamente i suoi insultatori? E noi pecchiamo in faccia a Dio, alla presenza di Gesù Cristo in sacramento, di Gesù Cristo che via vivente della sua vita o di uomo Dio. Noi facciamo come gli abominevoli carnefici che lo insultarono in faccia crocifisso. Almeno i manigoldi del pretorio gli avevano velato il volto per insultarlo, non osavano farlo sotto il suo sguardo diretto. E noi, per pigrizia, per diligenza e per altro ancora, commettiamo sotto i suoi occhi colpe che sono veri sacrilegi, veniali se volete, ma sacrilegi. Sì. Oh, se avessimo un po' di delicatezza, giammai non offenderemmo il buon Dio. E non fa bisogno di essere scrupoloso per evitare anche l'apparenza del peccato. Lo scrupoloso è colui che è sempre nel mezzo consenso. Due punti, basta essere delicati. E adesso, sì, è la delicatezza di coscienza che fa uscire dallo scrupolo, proprio questo, non la rozzezza. Se uno è veramente delicato di coscienza, abbiamo già visto che cos'è, allora uno esce dallo scrupolo. Attenti, quando si ha stima per qualcuno, non lo si insulta. Ma gli uomini si vedono, Dio non si vede, e perciò non vi si bada. Ogni volta che noi manchiamo di rispetto verso Dio, è perché non lo stimiamo. Vorrei quest'oggi leggervi anche un'altra cosa.
Nel bellissimo commento che Don Dolindo Ruotolo fa al Vangelo di San Giovanni, quando commenta il capitolo 14, a un certo punto scrive: ecco in sintesi luminosa l'essenza del trionfo di Dio. Che cos'è il trionfo di Dio? Noi diciamo: io voglio far trionfare Dio. Bene, cosa vuol dire? Due punti. Abitare da re trionfante con la magnificenza della sua gloria, uno e trino, nell'anima che amandolo compie la sua volontà e gli si dona. Ecco il trionfo di Dio. Capite? Abitare nell'anima che amandolo compie la sua volontà e gli si dona. Attenti, il trionfo di Dio in noi non consiste in uno sterile trionfo. Attenti, vi prego, state attenti a queste parole di Don Dolindo. Sarebbero proprio da trascrivere sul nostro quaderno spirituale e leggerle ogni giorno. Ripeto, il trionfo di Dio in noi non consiste in uno sterile trionfo di misericordia che ci trascina, inerti e lerci come siamo, nel suo regno, ma è un trionfo d'amore che risponde al nostro amore e ci rende capace di operare soprannaturalmente e ci abilita a fare atti deiformi. Punto. Sono 5 righe dove c'è dentro tutto. Capite che cos'è il trionfo di Dio? Non è il trionfo, uno sterile trionfo di misericordia che ci trascina inerti e lerci come siamo. La misericordia di Dio, dice Don Dolindo, non ha lo scopo di trascinarci, lerci e inerti, pieni dei nostri peccati nel suo regno. Ma è un trionfo d'amore che risponde al nostro amore, cioè tu lo devi amare. Così si realizza il trionfo di Dio in te. E quindi, siccome lui risponde al tuo amore, ovviamente con una sproporzione infinita, va bene, ma è la risposta a un atto d'amore, seppur piccolo, limitato, ma c'è il nostro. Quindi, e ci rende capaci di operare soprannaturalmente, cioè di fare atti deiformi, atti che hanno la forma di Dio. Bellissimo. Si noti l'abisso che corre tra la verità e l'errore. Due punti. Questo, l'errore, afferma l'inutilità di operare il bene, anzi, l'utilità di operare il male. Presumendo, questo già ai tempi di Don Dolindo dicevano queste follie, presumendo così di glorificare la grazia che salva. Incredibile. Cioè, la logica è: facciamo il male perché in questa maniera io glorifico la grazia che mi salva. Ma vi rendete conto? La verità, dice lui, invece, proclama che Dio, andando incontro all'anima che lo ama e osserva fedelmente i suoi comandamenti, abita in lei nella gloria della sua Trinità e produce in lei un organismo spirituale che, soprannaturalizzando l'anima, l'abilita a fare quegli atti deiformi. Ditemi se non è bello. Attenti adesso cosa scrive. Questa mirabile inabitazione della Santissima Trinità in noi si attua quando noi amiamo Gesù. E noi lo amiamo principalmente quando?
lascio un secondo per pensare. Bambino di 6 anni. Domanda, 2 punti. Mamma, papà, quando noi amiamo principalmente Gesù? Quando? In che occasione? Qual è l'occasione, il modo, la situazione nella quale noi amiamo principalmente Gesù? Quando avviene? Così potete sospendere un attimo la registrazione, pensarci, e adesso vi dico cosa dice Don Dolindo. E sono contento che il cerchio si chiude. Cioè, che quello che vi dico sempre non è l'idea peregrina di Padre Giorgio Maria, non sono le fissazioni mentali mie, ma è confermato dalle fonti, è confermato dai santi, è confermato da questi sacerdoti stupendi, meravigliosi. Noi lo amiamo principalmente, Gesù, quando gli chiediamo perdono dei nostri peccati attraverso il sacramento della penitenza e quando ci comunichiamo eucaristicamente con lui sacramentato. Punto. Capito? Quello che vi dico sempre. Confessione frequente, comunione quotidiana, sacramentale o spirituale che sia, quotidiana, messa quotidiana, confessione frequentissima. Perché lo dico io? No, perché lo dice San Giovanni Bosco, per esempio, e non solo lui. San Carlo si confessava una volta al giorno, vedete voi. Uno che mangiava 5 lupini al giorno e dormiva forse, non lo so, quanto dormiva San Carlo? Mai, perché teneva in mano la palla di ferro che appena si addormentava cadeva per terra e lo svegliava, quindi cosa si dormiva? Un secondo forse. Si confessava una volta al giorno. Quindi noi amiamo principalmente Gesù, non quando facciamo tutte le nostre devozioni o i nostri canti o le nostre cose, no, noi amiamo principalmente Gesù quando gli chiediamo perdono dei nostri peccati attraverso il sacramento della penitenza e quando ci comunichiamo eucaristicamente con lui sacramentato, punto. Questi sono i 2 modi con i quali, ma guarda un po' che Gesù a Santa Faustina Kowalska dice esattamente la stessa cosa. Quali sono i 2 troni della mia misericordia? Io questa cosa ve l'ho detta almeno, non lo so. Non lo so quante volte. Non ne saprei nominare. 100, 200, 300 volte, non lo so quante volte ve l'ho detto. Non lo so, tantissime volte ve l'ho detto, tantissime volte vi ho ripetuto quello che diceva Gesù a Santa Faustina. I troni della mia misericordia sono 2 e sono tutti sulla terra, il tabernacolo e il confessionale. Don Dolindo sta dicendo esattamente la stessa cosa. Uno dice, ma Don Dolindo non è ancora santo, ma Santa Faustina è già santa. E dice esattamente la stessa cosa. Uguale. Prosegue, andiamo da Lui per amore e perché lo amiamo, il Padre ci ama. Siamo da Lui attivati soprannaturalmente, diventiamo tempio vivo della Santissima Trinità, che vivendo in noi rende deiformi le nostre azioni con la grazia. Bellissimo, veramente bellissimo. E volevo anche leggervi un'altra cosa. Dunque, molto bella, che ho trovato, vediamo. Arrivo, eh. Ecco. Don Dolindo scrive,
comunichiamoci, cioè quando andiamo a fare la comunione spirituale o sacramentale, dice comunichiamoci con queste intenzioni principali. Oggi andrete alla messa del Corpus Domini, quindi capite che comunichiamoci con questa intenzione principale. Ogni giorno questa dovrebbe essere la nostra intenzione. Quale? Due punti. Che Gesù sia in noi e noi in Lui. Preghiamo con questo ardente desiderio e toccheremo con mano che la nostra natura viziata e miserabile a mano sparirà come svapora l'acqua di un pantano ai raggi del sole e vivrà in noi Gesù. Gesù, tu in me e io in te. Questo dovrebbe essere la nostra preghiera quando facciamo la comunione. Gesù, tu in me e io in te. La nostra natura viziata e miserabile sparirà. Ricordate la fragilità, la debolezza, le ferite. Sparisce tutto. A mano sparirà, dice Don Dolindo. Bene, questo è il mio regalo per voi oggi, che vivete e viviamo insieme la bellissima solennità del Corpus Domini. Ritorniamo a San Pier Giuliano Emard. Non avete dunque la fede? Questa è una vera vista che ci assicura delle cose divine con più certezza che non ci mostrano gli occhi, gli oggetti esteriori. Si vede con lo sguardo della fede come si vede con quello dell'intelligenza. Vedete voi i rapporti della scienza, le leggi del numero? Voi ci credete però? Le leggi del numero, i rapporti della scienza, chi li vede? Nessuno, eppure ci crediamo. Noi no, di sicuro. Perché non credere a Dio? Il nostro maggior male, questo l'abbiamo già visto tempo fa con l'Arché, il nostro maggior male qual è? La pigrizia, la negligenza, la dimenticanza e lo scoraggiamento, il che prova la pochezza della nostra fede, del nostro rispetto e del nostro amore. Vogliamo quel che ci fa piacere, rigettiamo quel che ci contraria. E quante volte, prosegue, ci ha trattenuto il rispetto umano. Mamma, guardate questa cosa qui. Questa cosa qui che sta per dire adesso è terribile. Ogni volta che la leggo mi si fa un tonfo al cuore. Abbiamo lasciato Dio per gli uomini. E questo lo dico io. Questo non lo dice, non l'ho trovato da nessun santo. Quello che adesso raggiungo è mio, quindi lo potete prendere e buttare nel cestino. Vi dico subito la fonte, Padre Giorgio Maria, che non conta niente. Però è un mio pensiero, è quello che nasce dalla mia piccola esperienza. Scrive Don Dolindo: abbiamo lasciato Dio per gli uomini. Io apro una parentesi e dico io. Chi lascia Dio per gli uomini perde Dio e perde gli uomini. Chiusa la parentesi. Questa è la mia esperienza. Chi lascia Dio per gli uomini perde Dio e perde gli uomini. Quindi abbiamo lasciato Dio per gli uomini e trasgredita la sua legge per paura di quel che si poteva dire di noi. Quale disprezzo e quale indifferenza. Ed è proprio Dio che trattiamo così. Qui c'è un esame di coscienza grande come la casa. Quindi, il male maggiore è la pigrizia, che unita alla negligenza diventa accidia. Terribile, è un vizio capitale, terribile, terribile, terribile. Ve l'ho già detto mille volte, non esiste solamente la lussuria. Anzi, l'accidia è terribile, è un vizio capitale terribile. Quindi pigrizia, negligenza, la negligenza nel fare le cose di Dio, nel servire la casa di Dio, nel rendere onore a Dio, nel celebrare la Santa Messa, nel servire la Santa Messa, nel partecipare alla Santa Messa. La dimenticanza.
quante volte si sente dire mi sono dimenticato. Ma come ti sei dimenticato? Quante volte mi capita di sentire questa espressione? Mi scusi, mi sono dimenticato. No, ma scusa un momento. Ma tu ti dimentichi mai di dormire? No, perché se tu mi dici che ti dimentichi di dormire, ti dimentichi di mangiare e ti dimentichi di bere, ok. Ma come fai a dimenticarti di Dio? Come fai a dimenticarti dei tuoi impegni che riguardano Dio? Sapete perché ci dimentichiamo? Perché non abbiamo fede, perché non abbiamo rispetto e perché non abbiamo amore. Noi dobbiamo mettere la sveglia per ricordarci di mangiare? Dobbiamo mettere la sveglia per ricordarci di fare merenda? Noi dobbiamo mettere la sveglia per ricordarci di, non so, mangiare la Sant'Onorè? No. No, no. Non ho mai visto nessuno che gli suona la sveglia e dice «Oh mamma, devo andare a fare la merenda, devo andare a mangiare il mio pranzo e devo sospendere la mia preghiera o il mio studio». No, no, non ho mai visto nessuno. No, no. Però ho visto il contrario. Devo interrompere i miei piaceri, devo interrompere le mie cose da fare per pregare. Che peso! Devo mettere la sveglia per ricordarci di Dio. Sì, grazie al cielo io non sono Dio. Perché? Se no, io personalmente direi, guarda, facciamo così. Spegni tutte le tue sveglie, fa niente. Se per ricordarti di me hai bisogno di una sveglia, fa niente, lasciamo perdere, va bene così. Cioè tu ti ricordi di mangiare, di bere e tutto andrà a finire nella fogna e diventerà cibo per i vermi? E non ti ricordi di me che sono morto per te e che ho versato il mio sangue per te e ti ho lasciato il mio corpo, il mio sangue, la mia anima e divinità tutti i giorni per potertene nutrire? No, scusa, fammi capire. C'è qualcosa che non mi torna, eh. Forse è opportuno dare una registrata ai bulloni della fede, della vita spirituale, perché ci siamo conciati così. Mi sono dimenticato, ma dicono come ti sei dimenticato? Cioè, mi sono dimenticato di un giorno della novena della Divina Misericordia. Ma stai scherzando? Con tutto quello che Gesù ha detto, che Gesù ha chiesto per questa novena, con la grazia che ha promesso, ma come ti sei dimenticato? Mi sono dimenticato di andare a messa. Ti sei dimenticato di andare a messa. Mi sono dimenticato di dire il rosario. Boh. Sono misteri. Veramente misteri. Davanti a questo cosa vuoi dire? Quando uno ti dice mi sono dimenticato, cosa gli vuoi dire? Boh, peggio per te, non lo so, cos'è che gli vuoi dire? Io mi sentirei morire. Cioè, mi sono dimenticato di Dio. E di che cosa ti sei ricordato? Boh. E poi lo scoraggiamento. Certo, lo scoraggiamento è proprio il primo frutto dell'amor proprio, dell'orgoglio. Quando uno si scoraggia è perché è pieno di amor proprio e di orgoglio. Quindi noi facciamo e vogliamo fare quello che ci piace.
e rigettiamo tutto ciò che ci è contrario. In questo siamo dei maestri. Anche nel mangiare facciamo così, eh? Sì. Abbiamo tante occasioni di fare penitenza anche quando mangiamo, ma non le facciamo. Un po' di sale in meno, un goccio di olio in meno, un goccio di aceto in meno, un cucchiaio in meno. Abbiamo tante occasioni. Il vino castigato, di cui vi ho già parlato, ma fa anche rima. Adesso faccio le rime. Adesso qualcuno già mi sembra di sentirlo dire che cos'è il vino castigato. Il vino castigato, anche questo è frutto della mia mente, della mia testa, quindi anche questo potete prendere e cestinarlo. Il vino castigato è un'idea che mi è venuta per tutti coloro che hanno questo amore, questa adorazione per le bottiglie di vino. Ah, questo vino, buonissimo questo vino. E poi lo aprono, e poi lo annusano, e poi lo mettono nel decanter, e poi lo agitano, e poi lo lasciano prendere aria, e poi lo agitano ancora, e poi lo lasciano prendere aria, e poi la temperatura. Ma in giro con il termometro, io lo uso per la febbre sotto l'ascella, loro lo usano per metterlo dentro nel vino. Vanno in giro col termometro, che deve essere la temperatura giusta, perché sennò l'aroma, il profumo, i fruttati, oh cielo. Fan tenerezza, povere stelle, vederli fan tenerezza. Va bene. E allora a costoro, a questi adoratori del vino, a chi dice, ma padre forse sa... È un po' troppo, no, figurati, ma ci mancherebbe, non vedi quanto è equilibrato? Ma no, ma cosa te lo fa pensare che è un po' troppo? Assolutamente. E a questi allora mi chiedevano qualche strumento per cominciare a prendere una distanza, e voi sapete che quello che sto per dirvi per un adoratore del vino è un abominio. Quindi dicevo, puoi fare così. Quando tu prendi il tuo vino, che sapete poi hanno il loro bicchiere, che si è messo un certo bicchiere, e poi lo annusano, e poi lo assaggiano, e poi lo annusano, e poi hanno tutta una ritualità incredibile. E dicevo, guarda, molto semplice, prendi il tuo vino, metti due dita di vino, e poi ci metti dentro mezzo litro d'acqua. No! Padre, ma cosa mi stai dicendo? Ma no, ma questo è un sacrilegio. No, i sacrilegi sono altri. Questo non è un sacrilegio. No, piuttosto non lo bevo. Ecco, vedi, appunto, hai visto? Vedi? Vogliamo quel che ci piace, dice San Pier Giuliano Emard, e rigettiamo quello che ci contraria. Visto? Piuttosto che fare penitenza... Piuttosto che trovare il modo di fare una rinuncia, ecco che dici, allora non lo faccio. Bravo, hai capito tutto. Perfetto. Tutto il contrario. E così rimarrai sempre schiavo di questo gusto. Poi, scrive... Dunque, aspettate che mi sono perso. Allora, quante volte ci ha trattenuto il rispetto umano? Non mi ricordo più se ve l'ho già letto. Abbiamo lasciato Dio per gli uomini, sì, e trasgredita la sua legge per paura di quel che si poteva dire di noi. Quindi, il pensiero di quello che gli altri pensano. Questo per noi è importante. Quale disprezzo e quale indifferenza. Essere legati al rispetto umano, se vi ricordate vi feci delle catechesi, tutte centrate sul rispetto umano. Essere legati al rispetto umano, essere schiavi del rispetto umano, è una forma di disprezzo, di indifferenza verso Dio. Perché proprio Dio noi trattiamo così, cioè tutte le volte che noi cediamo rispetto umano, noi lasciamo Dio per gli uomini, noi preferiamo
gli uomini a Dio. Noi preferiamo la legge degli uomini alla legge di Dio e facciamo tutto questo per paura. Sotto sotto che cosa ci sta sotto il rispetto umano? Ci sta il mio io, questo ci sta. Ci sta il fatto che io non voglio pagare, non voglio perderci, non voglio, e vi di seguito. Ecco, quindi penso che oggi, giorno del Corpus Domini, avremo di che riflettere e di che dire al nostro Gesù. Davvero a tutti tanti auguri. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.